Signor Presidente del Consiglio, signora Presidente della Camera, lei ha fatto bene nella sua relazione, nel frattempo che ovviamente si congratulano con loro stessi i colleghi del 5 Stelle con il loro provincialismo. Presidente, mi permetta solo una cosa, lo dico al collega Di Battista, che forse la storia non la conosce. Io sono appena tornato ad Auschwitz. Non si permetta più di usare quel termine. Insegnanti deportati, perché la deve smettere di faccia un giro ad Auschwitz e poi capisce che cosa vuol dire per un uomo essere deportato, essere ridotto in quelle condizioni umane, che cosa vuol dire il frutto dell'ideologia che voi stessi qui rappresentate. Mi perdoni, signora Presidente, ma questo. Siamo in un'aula, siamo nell'istituzione, siamo ciò che rappresenta questo paese. Io credo che ognuno abbia il diritto e il dovere di rappresentare le proprie idee, di rappresentare l'idea di politica che ha. Ma un rispetto e un pezzo di rispetto per la storia dell'umanità e dell'Occidente e per ciò che l'ideologia ha prodotto come frutti negativi contro l'uomo si deve a tutti. Poi, se il contributo che il Movimento dei 5 Stelle vuole dare al Consiglio dell'Europa e al Presidente del Consiglio, perché di questo stiamo parlando, di portare domani in Consiglio dell'Europa, Presidente del Consiglio, i contenuti del provincialismo che l'onorevole Di Battista qui ci ha rappresentato, i contenuti della campagna elettorale che il Movimento 5 Stelle si appresta a fare a Roma, ovviamente libero il Movimento 5 Stelle di fare questo, ma credo che la dignità del nostro Paese, la dignità della politica e la dignità di quello che noi siamo, un grande Paese che è tornato ad essere protagonisti dell'Europa, vada in un'altra strada.